rispetto a quello che è il centro o dovrebbe essere il centro di quella che pomposamente chiamiamo democrazia. Tutti i politici che vanno al governo, quelli che sono all'opposizione, il Presidente della Repubblica, giurano sulla Costituzione repubblicana. Il primo articolo, lo sappiamo tutti, dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Dovrebbero essere qui tutti, se avessero vero rispetto per la Costituzione su cui giurano. Invece la considerano una pura scorza. Qui ci dovrebbe essere il Presidente della Repubblica, perché qui si difende e si invera la Costituzione, la si fa diventare una carta vera. 60% degli italiani hanno voluto che non fosse stravolta da una schiforma. Allora, perché la Costituzione viene così continuamente sfregiata? Non è scritto che la democrazia italiana è fondata sulla proprietà, è fondata sul lavoro. Chi difende il lavoro è con la grande legge costituzionale. Chi umilia il lavoro, lo contrasta, lo sfrutta, ne perverte il senso, crea lavoro precario, è un bandito fuori legge. Che si sappia una volta per tutta, che si dica.